Mario Chiuto, candidato a sindaco per la città di Cosenza, ieri ha convocato una conferenza stampa d'urgenza per rispondere alle accuse infamanti apparse nelle ultime ore sulla stampa e sul web. Mario Chiuto ha dichiarato di aver ritenuto opportuno questo incontro con i giornalisti per chiarire la sua posizione di persona onesta e per bene, dopo le pesanti accuse che è costretto a fronteggiare giornalmente. Mario Chiuto parla di veleni, viltà e diffusione di dossier falsi e infamanti, diffusi senza alcuna remora per creare condizionamenti nei cittadini orientati a sostenerlo. Il candidato a sindaco Mario Chiuto ha poi dichiarato di aver presentato già 2 querele per diffamazione ed ha aggiunto: «La mia campagna elettorale è stata ed è una campagna elettorale pulita, fatta di contenuti. Non mi sono mai voluto abbassare ai toni arroganti utilizzati da certi miei avversari». Mario Chiuto ha parlato poi del suo lavoro, del suo operato e dei successi ottenuti nel corso della sua brillante carriera professionale in Italia e all'estero e di come si sia sempre comportato con estrema onestà in tutte le circostanze. Si rivolge quindi ai giornalisti ponendo loro un interrogativo: fino a quali bassezze si può scendere per raggiungere un obiettivo? Mario Chiuto non ci sta, lo dice a chiare lettere, non è disposto a scendere a certi beceri compromessi per occupare la poltrona di primo cittadino. Mario Chiuto ha mostrato poi alla stampa tutti i documenti comprovanti che ai suoi danni è stato costruito un castello di false accuse ed ha chiarito la sua posizione di cittadino integerrimo e di professionista di valore. Il candidato a sindaco Mario Chiuto ha quindi risposto a tutte le domande dei giornalisti, smantellando, documenti alla mano, passo passo, tutte le accuse a lui rivolte. Mario Chiuto ha concluso la conferenza stampa con la sicurezza di chi sa di non avere nulla da temere ed ha salutato i giornalisti dicendo: «Io non mollo, continuerò la mia campagna elettorale con i toni pacati di sempre, parlando di contenuti e di programmi con la stessa serenità e serietà che mi ha contraddistinto fino ad oggi».